Credo che sia un impegno che la Giunta provinciale aveva preso quando si è insediata. Finalmente possiamo presentare un'opera e un sogno per una comunità intera, ma per il Trentino intera. I tempi al momento sono esattamente quelli che aveva comunicato il Presidente poche settimane fa, diciamo, la parte politica. Oggi credo che tutte le imprese che erano presenti e gli imprenditori che erano qui a San Martino hanno capito che finalmente questa volta si fa sul serio quest'opera e quindi ci auguriamo che da una parte le amministrazioni locali e dall'altra parte gli operatori stessi colgano questa grande opportunità per andare anche loro nella direzione di migliorare tutto quanto le strutture, di migliorare anche gli stessi paesi e fare in modo che il turista che arriverà nel momento in cui quest'opera sarà terminata, troverà San Martino di Castrozza e tutto il Primiero con tante novità, oltre al collegamento San Martino-Passarolle.